Allora, l'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, noi del Comitato di Venezia, lavoriamo per il Giorno del Ricordo. Lavoriamo quest'anno in una serie di iniziative che solo nella provincia di Venezia sono oltre 40, nelle quali attraverso conferenze, presentazioni di libri, proiezioni, rappresentazioni teatrali, mettiamo in evidenza quello che la legge nel 2004 ha stabilito, cioè di parlare della tragedia delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmato, della più complessa vicenda del confine orientale. Una pagina di storia strappata che attraverso tante iniziative con le amministrazioni comunali, con la regione, con il mondo della scuola, portiamo avanti. E nell'ambito di questo elemento più prettamente storico è anche importante parlare del rapporto che c'è sempre stato tra l'Istria, la Dalmazia e la Repubblica Veneta, come in questo ambito del libro del professor Pontini sulle memorie dell'Istria veneziana. Perché per gli istriani Venezia è sempre stata la capitale non solo storica ma anche culturale e linguistica. E questi legami che sono durati per secoli fino alla caduta della Repubblica Veneta sono sempre stati rilevanti e importanti e quindi è senz'altro un elemento prezioso metterli in evidenza nell'ambito di un discorso più generale collegato con le vicende del Giorno del Ricordo. Thank you.